E questo è domenica 13 Paola è nella ottobre. provincia di Salerno per una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 registrata a mezzanotte 3.8. Mancava solo questo video. Per domenica il 13 ottobre. Stamattina sono rimaste chiuse le scuole di ogni ordine e grado in diversi comuni. I sindaci hanno anche emanato ordinanze finalizzate a specifiche verifiche sismiche. In tanti si sono riversati per le strade. A Sala Consilina gli abitanti dei piani alti dei palazzi hanno abbandonato in pigiama le proprie abitazioni. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 11 km di profondità nella zona di Padula. Non si segnalano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita anche nel Golfo di Policastro, del Basso Cilento, del Tanago e in alcuni centri del Potentino confinanti con il Vallo di Diano. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sottoposto a sequestro due autocisterne contenenti complessivamente 11.100 litri di gasolio di contrabbando, di proprietà di una società con sede a Santa Anastasia, operante nel settore dei trasporti. In particolare, i finanzieri hanno notato l'anomala presenza di due autocisterne depresse in un'area ubicata nel comune di Volla, scoprendo che il carico trasportato, gasolio per uso autotrazione e gasolio denaturato per uso agricolo, non era scontato dalla relativa documentazione obbligatoria utile a individuare l'effettiva provenienza. Il titolare dell'attività è stato denunciato. Le fiamme gialle di Sala Consilina hanno effettuato un controllo nei confronti di un importante grande magazzino del Vallo di Diano gestito da soggetti di nazionalità straniera, rinvenendo 196 pistole giocattolo per bambine rivelatesi altamente pericolose e non conformi alle specifiche prescrizioni di sicurezza. Nei confronti del responsabile della società sottoposta a controllo, segnalato all'autorità amministrativa competente, sono state irrogate sanzioni fino a 30.000 euro. Sospesa per 9 mesi dall'insegnamento, la misura interdittiva è stata notificata ad una maestra dell'Arno Nocerino Sardese da parte della polizia, che ha eseguito il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore. A denunciare la maestra violenta sono stati i genitori dei suoi alunni, tutti iscritti in una scuola elementare del Salernitano. La donna, poco più che quarantenne, secondo quanto poi rilevato dalla polizia nel corso delle indagini, dava schiaffi sulla testa ai bambini, rimproverandoli ad alta voce e strattonandoli. I primi a rivolgersi alla polizia sono stati i genitori di un bimbo, il quale tornava sempre a casa nervoso e aggressivo. Il piccolo, quando la mattina doveva andare a scuola, piangeva e si lamentava, rivolgendosi in maniera violenta nei confronti della mamma. Subito dopo quella denuncia, altri genitori si sono rivolti agli investigatori e, poiché i racconti coincidevano, la procura di Nocera Inferiore ha deciso di delegare le indagini alla squadra mobile di Salerno. È stato così che è stato autorizzato l'impianto di alcune telecamere in aula, dalle cui registrazioni è venuto fuori l'atteggiamento violento dell'insegnante sugli alunni. Venerdì nero oggi a Napoli sul fronte della circolazione e della viabilità. Studenti e lavoratori hanno manifestato insieme stamattina per le strade di Napoli. Due cortei sono confluiti sul corso Umberto I. Un migliaio di studenti partiti in corteo da Piazza del Gesù per manifestare e mobilitarsi ancora una volta contro l'alternanza scuola-lavoro. La giornata di sciopero è stata indetta dai sindacati di base unitamente al comitato studenti auto-organizzati. Sarà più caro a Napoli il biglietto venduto a bordo di bus ANM o nelle stazioni di metro e funicolari. Il ticket costerà 1,50 euro, con una maggiorazione di 40 centesimi rispetto al tagliando acquistato nelle biglietterie. Dal 15 novembre ad ogni autista, macchinista e operatore di stazione l'azienda darà un blocchetto con 100 ticket per iniziare la vendita diretta. Il biglietto a bordo si potrà acquistare solo con le monetine. Entro breve, però, l'ANM conta di dotare ogni autista di una macchinetta emettitrice in grado di stampare direttamente il tagliando già validato. E quanto prevede la proposta di accordo presentata dal Comune di Napoli e dall'ANM ai sindacati, manca ancora la firma, ma a parte qualche dubbio sul documento c'è un'intesa di massima. E amici, per domenica 13 ottobre con il TG Ora. Alla prossima edizione.
stacco io.